Uomini e donne, uno spogliarellista per Gemma, Tina Osei e Cesurata. Momenti bollenti nel corso della puntata del 18 aprile del Trono Over. Momenti bollenti nel corso della puntata del 18 aprile del Trono Over di Uomini e Donne, video. Cancelletto Gemma Galgani è tornata al centro dello studio dopo una clip in cui ricordava alcuni momenti vissuti con Giorgio Manetti. Successivamente Maria De Filippi ha annunciato la presenza di un nuovo corteggiatore per la torinese, Marco da Cecina. Ti seguo da tempo, sei una bellissima donna e mi piacerebbe conoscerti. Ovviamente non posso dire di essere innamorato, ma frequentarsi vuol dire tante cose e vediamo cosa accadrà in seguito. Il toscano ha subito attirato l'attenzione di Cancelletto Tina Cipollari per il suo aspetto giovanile. Ho 57 anni e lavoro come personal trainer. L'opinionista ha iniziato a stuzzicare la Galgani sulla possibile evoluzione intima del rapporto. Dall'altra, il cavaliere ha riferito di avere in comune con Gemma la passione per gli animali. Il mio unico figlio ha quattro zampe. Incalzato dalla Vamp viterbese, Marco ha riferito di avere un passato difficile ed ha precisato di aver fatto per un periodo della sua vita lo spogliarellista. https://pbs.com/media/betterkivao8qbq? Formato uguale e lunga pg. Le richieste piccanti dell'opinionista. La rivelazione ha ulteriormente acceso la Cipollari che ha invitato più volte il 57enne a spogliarsi ed a provocare la dama torinese. Quest'ultima ha invitato il cavaliere a non farsi influenzare dall'opinionista ed ha ballato un lento con lui. Subito dopo Tina ha ripreso il tira e molla con Marco, non ti puoi spogliare, un piccolo antipasto per Gemma. https://pbs.twim.com/media/bayfix4aex5.int? Maria De Filippi, video, ha chiarito che un'esibizione del genere non poteva svolgersi in televisione. Il cavaliere ha precisato che si sarebbe incontrato con la Galgani la sera stessa e puntuale è arrivata la stoccata della Cipollari. Sei pronta per questa notte di fuoco, hai messo la lingerie giusta? La Vamp si è avvicinata alla piemontese per verificare cosa indossasse, secondo me ha un'imbottitura. L'inseguimento e l'inquadratura censurata. Tina ha invitato Gemma a mostrare la scollatura ed ha mostrato il décolleté tra lo stupore della conduttrice e del pubblico presente. In seguito è iniziato un lungo inseguimento dietro le quinte alla Galgani per farla spogliare. Rientrata in studio ha replicato ad un spettatrice che era pronta a mostrare il suo intimo e si è girata di spalle, ma la scena non è stata mostrata dalle telecamere, è andato in onda un primo piano di Gemma. Per restare aggiornati sulle news di Cancelletto Uomini e Donne cliccare sulla firma dell'autore dell'articolo e digitare il tasto segui.